Come sta? È Bene. stata una brutta esperienza. Lei Sì. arrivava da Battipaglia. Sì, adesso faccio valia, sì. È l'ultimo ragazzo dimesso dall'ospedale di Castrovillari dopo l'incidente ferroviario di ieri sera. Parla poco l'italiano, negli occhi la paura e la voglia di tornare a casa. A metterlo in contatto con uno zio a Battipaglia, la dottoressa Lucilla Giannini, primario del pronto soccorso. È stato lui stesso a contattare un suo parente a Battipaglia, se non erro, in modo da poterlo raggiungere qua. E questo parente avrebbe denegato questa cosa perché non riesce a raggiungerlo, non so per quale motivo, per cui credo che Trenitalia abbia messo a disposizione un mezzo per poterlo far rientrare tramite il treno. È a Castrovillari che è arrivato il maggior numero di feriti, 4, tutti in buone condizioni, ma si temeva il peggio. Esiste un piano per la gestione delle maxi emergenze, un max afflusso in ospedale, nel senso che ogni ospedale ha dato disponibilità di un numero di posti di gestione di codici dal rosso al verde e in base a questo vengono distribuiti sul territorio. Altri 4 pazienti sono stati curati e dimessi nei presidi di Corigliano e Rossano. Tanta paura, ma solo leggere contusioni anche per loro. Soltanto tanta paura, per fortuna, purtroppo ci sono state 2 morti e questo ci dispiace. Poteva andare peggio perché un deragliamento di un treno, insomma, ci si aspetta. È stata allertata la maxi emergente, abbiamo messo sotto tensione le sale operatorie, gli ortopedici, il chirurgo. Per fortuna non ce n'è stata necessità.